Ristoranti a Venezia, trattoria Donna Onesta. Sesto su TripAdvisor. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi porterò in un ristorante a San Polo, a 15 minuti dalla fermata del Vaporetto di San Tomà. Al sesto posto al TripAdvisor di Venezia ha una particolarità. Si può mangiare nel terrazzino che dà sul canale, ricoperto di fiori molto caratteristico. Il nome deriva dalla toponomastica del luogo, infatti lì vicino c'è il Ponte della Donna Onesta, che richiama una leggenda per cui due uomini, attraversando il ponte, iniziarono a battibeccare sull'onestà delle donne, e uno di loro disse, ironicamente, che l'unica donna onesta che esistesse al mondo era la statua di testa di donna presente proprio sulla parete di un palazzo veneziano ai piedi del ponte. Altri ancora sostengono che ci abitasse e lavorasse una famosa meretrice, ma che trattava i suoi clienti in modo onesto. Infine, però, storicamente si è accertato che nel 500 abitasse una donna che, in effetti, si chiamava semplicemente Onesta. Comunque mi sono ritrovato con i miei amici Andrea e Flavio per provare questo ristorante di specialità veneziane, soprattutto a base di pesce. Questo è al sesto posto di TripAdvisor e stiamo cercando di capire se a rapporto qualità-prezzo ne vale la pena. Appena entrati si presentano una decina di tavoli, oltre al terrazzino, e abbiamo subito notato che seduti erano tutti turisti. Abbiamo esaminato il menù, che per una volta è molto vario e propone anche piatti vegetariani e anche senza glutine. Come vino abbiamo iniziato con un buon friulano. Decisi questa volta a mangiare pesce, abbiamo cominciato con due antipasti misti. Piatto alla presentazione molto bello, con acciughe, scampi, sardine sour, peoci, baccalà, salmone, piovere in umido. C'era praticamente tutto. È un piatto che è risultato buono, ma nella media non il migliore di quelli che abbiamo mangiato in altri posti. Vi ricordo che io mangio pesce da soli 6 mesi. Poi Flavio ha ordinato un piatto di peoci e vongole, ma poca cosa e sempre nella media. Io come primi ho preso dei bigoli in salsa e Andrea degli spaghetti al nero di seppia, entrambi buoni. Io per prendere una forchettata ad Andrea ho fatto un'opera d'arte sul tavolo. Vi faccio notare come dall'inizio alla fine della serata ho continuato ad accendere e spegnere la lucetta che c'era sul tavolo, attirando l'antipatia dei miei colleghi. Abbiamo voluto poi prendere una frittura che come presentazione era molto bella, ma rispetto a quelle che abbiamo mangiato di solito era un po' piccolina e senza grandi particolarità. Per quanto riguarda i vini d'accompagnamento, dopo il primo friulano siamo passati a un Müller Thurgau, entrambi buoni. Proseguendo con la serata,
Visto che Flavio non aveva preso i primi, abbiamo voluto provare una carbonara per vedere come la facevano. E purtroppo sapeva solo da panna, per cui non bene, però insomma una carbonara a Venezia era solo per provare. Io poi alla fine ho preso un filetto al pepe verde con le patate, penso il piatto migliore della serata. Ah, sicuramente non poteva mancare il giretto in bagno. Ogni ristorante che faccio vi faccio vedere i bagni, giusto per quotarlo così. Quindi, quanto abbiamo speso e com'è andata? Abbiamo speso 80 euro a testa, come al solito il prezzo è maggiorato perché siamo a Venezia e abbiamo bevuto due bottiglie di vino, ma comunque è troppo alto. Abbiamo visto per esempio dalla Marisa, e ne proveremo altri, che si può mangiare meglio spendendo meno. Quindi non fidatevi troppo di TripAdvisor e noi cercheremo di trovare quelli in cui si mangia meglio e si spende meno. Al prossimo video! Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè. In più avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo. E potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!